Qualcuno cerca di attirare la sua attenzione, signor Holloway. Credo che sia il signor Talbot. Non guardare, Patrick, fingiamo di non vederlo. Prima di trattare con lui dobbiamo metterlo al suo posto. Bene, ma come? Con un espediente psicologico, in altre parole, facendolo sentire inferiore. E questo si può fare in moltissimi modi. Per esempio, durante questo incontro, l'ho congegnato in modo che lui vi guardi sempre dal basso in su e voi lo guarderete dall'alto. Sarà continuamente in posizione di inferiorità. Mi guardò come si guarda uno scemo, ma la cosa continua a non ferirmi. In fondo aveva ragione. Anche se voi sorriderete, lui lo guarderà severamente. Non mi piace il modo in cui mi guarda quell'uomo. Secondo te mi guarda in modo strano? No, io non ho notato niente del genere. Che cos'hai contro Husson? È un uomo simpatico, no? Trovi? Non mi piace il suo sguardo. A quel punto Alain guardò Lydia con accanimento. La scrutava così da quando lei era venuta a trovarlo. 3 giorni prima. Che cosa attendeva? Lydia voltò la testa. Ti hai angosciato? Den Blick vergessen nie. Lo sento ancora. Cosa? Il suo sguardo. Il vostro sguardo lo ha trapassato. Sì, al setaccio mi passò. Sì, me l'hai già detto. Ti scruta e il suo sguardo ti arriva fino allo stomaco. Non mi credi maturo, vero? E poi scusa, sai, tu non hai nemmeno uno sguardo così limpido, diretto. Come c'è lo sguardo limpido? A me piace, amore, l'occhio un po' losco, ma domani viene la tua foto sui giornali e hai tutta l'opinione pubblica contro. Perché tutti stanno guardando questa casa? Perché tutto il mondo mi sta guardando? Ma perché Marta mi guarda in un modo così strano? No, Marta può sembrare strana, ma è molto buona. Vieni, cara. Ha preferito andarsene. E adesso voi continuate a guardare nel vuoto e continuate a vederlo. Abbassò le palpebre, si concentrò. Perché le montagne mi stanno guardando? Perché le nuvole guardano in basso verso di me? Perché le nuvole guardano verso di me? Perché tutti mi stanno guardando? Perché tutto il mondo mi sta guardando?